Buonasera a tutti. Per prima cosa rompo le uova, quindi ho messo, come vedete, un uovo intero e poi per due persone metto tre tuorli, quindi queste sono le dosi generose all'americana per due persone. Un uovo intero e tre tuorli. Perfetto. Gli albumi ci potete fare tranquillamente una frittata o un dolce, non buttateli via assolutamente. Una volta messe le uova, mettiamo il pepe, poi mettiamo qualche cucchiaio di panna, iniziamo a mescolare. Perfetto. E poi aggiungiamo 75 grammi di pecorino romano e 50 grammi di parmigiano reggiano. Messo tutto, mescoliamo. Sapete la storia, adesso che taglierò il bacon, molti, a parte che molti se ne saranno già andati quando ho messo la panna, ma voi lo sapete che tra le varie storie della carbonara si dice che sia stata ideata dai soldati americani che, ovviamente sapete bene che loro mangiano bacon e uova la mattina, decisero poi di provarla con la pasta, quindi non c'è nulla di cui scandalizzarsi. Ecco qui, una volta ottenuto il composto, lo mettiamo da parte ed ora tagliamo il bacon. Sono 150 grammi, quindi ricapitolando, abbiamo 150 grammi di bacon, 3 tuorli, un uovo intero, 300 grammi di pasta, 75 grammi di pecorino e 50 grammi di parmigiano, sale e pepe. Ecco qui, spostiamoci sui fornelli dove c'ho già l'acqua che sta per arrivare a bollore. Ora in padella mettiamo un po' d'olio, se la dobbiamo fare grassa bisogna metterci anche un po' d'olio. Poi mettiamo il bacon. Facciamo abbrustolire, ci vorranno una decina di minuti. Ecco qui, il bacon è bello abbrustolito, magari un po' di grasso e olio lo togliamo. Ora ho già salato l'acqua, metto gli spaghetti e li faccio cuocere per 1 minuto in meno rispetto al tempo di cottura riportato sulla confezione. Ho messo un cucchiaio di grasso del bacon e metto un mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta nel composto di panna e uova e mescolo. Ora vado un attimo a scolare la pasta. Una volta scolata la pasta, accendiamo di nuovo sotto la padella con il bacon. Mettiamo la pasta. E mescoliamo. Mi raccomando, tenete sempre a fiamma bassa. Ora mettiamo un po' d'acqua di cottura, ma giusto un goccio. Mescoliamo bene in modo da far insaporire e da far finire di cuocere la pasta. Perfetto, possiamo spegnere la fiamma, mi raccomando, spegnete la fiamma e aggiungiamo il composto di uova e panna. Ora, fiamma spenta, mescoliamo velocemente, mettiamo un altro po' di pepe. Qualche altro cucchiaino di parmigiano pecorino. E a questo punto possiamo impiattare. Eccola qua, volendo ci potete mettere altro parmigiano pecorino,
Guardate com'è bella cremosa. A questo punto la dovrei buttare perché si fa la carbonara soltanto con tuorli, pecorino, pepe e guanciale, però la mangio lo stesso perché c'è gente che muore di fame, soprattutto in questo periodo, non ne parliamo proprio, quindi la mangio. Però ragazzi, la carbonara si fa con spaghetti o mezze maniche, tuorli, guanciale, pepe e pecorino. Io vi saluto e se vi piace così, fatevela pure, però che dire. Buon appetito!